Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, il commissario dell'Agicom, Antonio Martusciello, il direttore Agicom, Ivana Nasti, e il dirigente del Corecom Abruzzo, Michela Leacche, sono stati presentati i dati sull'attività di conciliazione del Comitato regionale per le comunicazioni relativi al 2017. Sono dati davvero straordinari, 8.500 conciliazioni, 4.000 cittadini che ogni giorno si rivolgono al Corecom per chiedere informazioni e oltre 4 milioni di euro di indennizzi a famiglie ed imprese di questo territorio. Di questi tempi sappiamo quanto è importante questo risultato in termini non solo di indennizzi ma anche di soluzione al problema, perché i cittadini sono disperati di fronte a questa giungla di compagnie telefoniche, a queste proposte continue quasi da bombardamento telefonico per marketing ovviamente che invade tutti i giorni i cittadini, e poter trovare una struttura pubblica che in tempi rapidi, certi, in maniera gratuita risolve i problemi, supera le soluzioni e dà risposte, quelle risposte che non arrivano dai call center che rispondono a tutta Italia ma poi non danno risposte ai problemi, diventa fondamentale. I dati di crescita del 30% all'anno ci dicono che insomma si è fatto molto, c'è un passaparola importante, noi abbiamo avuto uno sforzo significativo, abbiamo messo in campo uno sforzo comunicativo significativo, ma ancora oggi tanti cittadini non ci conoscono e quindi questo sforzo deve essere superato, dobbiamo fare di più e meglio, però ecco, i dati di oggi ci danno il conforto dei risultati, della soddisfazione, il 91% dei cittadini che si rivolgono al Corecom sono soddisfatti, trovano accoglienza al loro problema, ma è superamento al loro problema, e questo davvero per una pubblica amministrazione è un dato significativo. Possiamo sicuramente migliorare nella capacità di penetrazione nelle aree interne dell'Aquilano, per esempio abbiamo ancora dati molto bassi, questo non vuol dire che non ci sono i problemi, vuol dire che i cittadini non si spostano, non decidono di non venire ai nostri uffici perché siamo troppo lontani, perché il problema è piccolo, perché non ci conoscono bene, quindi dobbiamo sicuramente migliorare lì, ma ecco, io penso che nel 2018 questo nuovo sistema di concilia click, che permetterà a tutti di collegarsi attraverso internet e di fare l'istanza tutta digitale, e sarà, ecco, potrà superare questo divario che in qualche modo colpisce le aree interne doppiamente, sia perché i problemi lì sono ancora più significativi, sia perché sono impossibilitati a contattarci, a segnalare in tempi rapidi le loro problematiche a causa del divario digitale, non hanno la banda larga, non hanno la fibra ottica, e quindi veramente è un disagio notevole. Che il 2018 nasce sotto l'egida di un rapporto molto più forte fra Corecom ed Agicom, perché nel dicembre 2017 abbiamo siglato il nuovo accordo quadro che fa sì che ci siano nuove funzioni delegate ai Corecom da parte di Agicom, che i Corecom si occupino anche di altre questioni che riguardano per esempio la tutela dei minori sui nuovi media, una serie di modalità di controllo di quelle che sono le attività dei Corecom che troveranno poi la loro soluzione attraverso la nascita di un comitato paritetico fra Agicom e Corecom, e poi la possibilità per i Corecom di svolgere una vera e propria relazione annuale del proprio lavoro, della propria attività. Tutto questo che cosa ha portato poi come conseguenza in termini di risultato? Un risultato eccellente innanzitutto da parte del Corecom Abruzzo. 8.500 conciliazioni significano ritorno in termini di reddito per i cittadini dell'Abruzzo, e tutto questo lavoro è stato fatto grazie all'impegno del Comitato regionale e del Corecom quindi e del suo presidente Filippo Lucci.